Con Francesca Fedeli ci siamo dette tante volte, dobbiamo riuscire a fare una ricerca che dimostri che quando un bimbo ha anche un evento tanto importante di accadimento neurologico nella propria esistenza, come una paralisi cerebrale in un tempo evolutivo dei primi anni di vita, questo non significa che la famiglia, la scuola si debbano spaventare o preoccupare come se fosse impossibile ottenere per loro il massimo che noi in termini scientifici chiamiamo di potenziale a livello di neuroplasticità. Ecco, ce lo siamo detti tante volte e ci abbiamo provato. In ambito di ricerca scientifica è stato fatto molto su tutti gli aspetti legati alle componenti soprattutto motorie e del recupero motorio, ma poco era stato fatto per tutto quello che riguarda i processi prevalentemente cognitivi e di attenzione. Così quest'estate abbiamo fatto un meraviglioso campus in cui alcune delle mie ricercatrici, prendendo a cuore questo tema, hanno lavorato con i bimbi e ottenendo che cosa? La dimostrazione di avvio, un primo progetto pilota, di quanto sia possibile, non in termini di residuo di funzione, ma di potenzialità di funzione. Il messaggio è semplice. Il nostro cervello, anzi il nostro connettoma, la rete delle nostre funzioni, è un processo meraviglioso in cui milioni di miliardi di sinapsi generano in ogni momento un collegamento tra cellule e strutture informazionali. Esercitando tutto questo, otteniamo quello che a livello pedagogico e psicologico abbiamo sempre considerato la zona di sviluppo prossimale, cioè il massimo del meglio possibile per ogni bimbo. E anche quando c'è una condizione che in qualche modo ci costringe ad andare oltre il nostro limite, ecco, noi lo riteniamo non soltanto una sfida di ricerca, ma una sfida etica. Quindi ringrazio Francesca e tutta l'associazione per questa opportunità data anche a noi. Grazie.